Allora, raga, appurato il fatto che girandomi a destra e a sinistra anche oggi non è arrivato nessuno, e nonostante i media ti dicono che Morata è stato convinto da Ibrahimovic, Fofana, adesso è finito l'europeo, riflette, ci darà una risposta. Appurato tutte queste situazioni, e anche il fatto che ogni giocatore che viene accostato al Milan, se dovesse arrivare una squadra a rompere le scatole, ce lo porta via, perché i paletti che ha il Milan non ce li ha nessun'altra squadra in Europa. Oggi volevo parlarvi di Fonseca, ma prima iscrizione al canale, mi raccomando, pollice in su al benzinere, mi raccomando, pollice in su è la dimostrazione dell'amore che avete al benzinero, verso il benzinero, che capra che sono. Detto questo, voglio parlare di Fonseca per vari aspetti, perché dopo la conferenza stampa di Fonseca, e prendo spunto da molti vostri commenti, ma anche da un mio commento che ho fatto, che voglio correggere, perché dopo la conferenza stampa, la maggior parte dei tifosi milanisti, e io uno di quelli, ero talmente arrabbiato, che mi sono attaccato all'unica cosa positiva che ho visto in questa conferenza stampa, cioè le parole di Fonseca. Ovviamente c'erano delle cose che mi hanno lasciato perplesso, però anch'io, come molti di voi, ho detto questa frase, che ho letto anche nei commenti. Se il Milan dovesse andare male, non me la prendo con Fonseca, ma me la prendo con la società. E di questa frase voglio andare a parlarne, però prima voglio dire una cosa positiva, perché sennò qua ci deprimiamo a furia di dire cose negative, cioè ci cascano i marroni per terra, li strofiniamo sull'asfalto. Allora, una cosa positiva io l'ho vista, a me Fonseca, che era uno di quegli allenatori che l'80% dei tifosi non voleva, perché? Perché volevamo altro, volevamo un salto di qualità, per il momento è una piacevole sorpresa. Cioè nel modo che ha ad approcciare gli allenamenti e nel modo di come ha parlato. Cioè Fonseca, nei primi due allenamenti che ho visionato, nei vari piccoli filmati che ho visto, è un allenatore che vuole dare tanta intensità alla squadra. Un'intensità che al Milan l'anno scorso è mancata. O meglio, in fase offensiva il Milan aveva molta intensità, ma in fase difensiva non ce ne aveva di intensità. Praticamente sparavano tutte le cartucce per attaccare, ma poi in fase difensiva il Milan non tornava. Invece in Fonseca ho visto un allenatore che sta cercando di dare intensità sia in fase offensiva che in fase difensiva. E lo vediamo perché lui subito al primo allenamento ha voluto intensità. Non è che dici sono i primi allenamenti, andiamoci cauti. No, dal primo allenamento sta chiedendo intensità. Sta chiedendo una squadra che corre avanti e indietro, che è quello che vorrei vedere nel mio Milan. Poi, caratterialmente, non lo vedo proprio così molle, così aziendalista. Ovviamente, raga, in conferenza stampa non è che può dire chissà che cosa. Però mi dà l'impressione, innanzitutto, di essere un allenatore di polso, un allenatore tosto, lo vedo serio. E seconda roba, un allenatore che non gli mette i piedi in testa. Vuol dire che se le cose non dovessero andare bene, non ci pensa due volte ad attaccare la società se non ha fatto le cose che lui ha detto. Poi mi sembra anche un mister che ha capito dove ha sbagliato il Milan, perché sta correggendo nei suoi allenamenti molto la fase difensiva del Milan. Ed è una cosa che mi incuriosisce. Cioè Fonseca, non cambio il mio parere perché la sua carriera parla per lui, rimane un allenatore di medio livello, però mi sta incuriosendo. E gli faccio tutti i migliori auguri del mondo, perché se fa bene Fonseca fa bene il Milan.
Io non sopporto quei tifosi che per poter dire avevo ragione, sperano che il Milan non arrivi, che Fonseca non arrivi a mangiare il panettone o la fava dei morti. No, 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 no. Io spero che quello che sto vedendo e che quel ottimismo che oggi mi sta dando, lui come allenatore, la società non mi sta dando niente, però l'ottimismo che lui mi sta dando, poi si veda sul campo, perché l'allenamento è un conto, poi i frutti li vedi sul campo. Detto questo, però, attenzione, non sono d'accordo e correggo ciò che ho detto anche io sul fatto che se il Milan non dovesse andare bene, non me la prendo con l'allenatore. No, 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 se il Milan non dovesse andare bene, io me la prendo con la società e con l'allenatore. Perché è semplice detto, cioè fatta la premessa che comunque Fonseca mi sta piacendo, in questo momento mi sta piacendo come conduce gli allenamenti, però Fonseca, se non dovesse fare bene, lo insulto. Anche a lui, perché chi accetta le direttive di cardinale della società di Furlani Ibrahimovic è complice. Cioè vuol dire che se a te ti va bene quel modo di operare, vuol dire che ti sta bene quel modo di operare, che lo avalli, che va benissimo. E quindi, cioè, se le cose non dovessero andare bene, è anche colpa tua. Se non arrivano determinati giocatori e ti fai scivolare la cosa di dosso e non picchi i pugni sul tavolo, vuol dire che anche te sta bene. Quindi non puoi dire la società non mi è venuta incontro. Perché se a me non piace una cosa, non la faccio, me ne vado. Quindi dal momento che Fonseca accetta il modo di operare del Milan, diventa parte integrante del modo di ragionare di Furlani, Moncada, Ibrahimovic e Cardinale. E quindi, se le cose non dovessero andare bene, ti becchi una serie di insulti anche da parte mia. Ovviamente, sempre nel rispetto e nella consapevolezza di quale sarà la forza del Milan, perché se tu mi fai un mercato da sesto posto, non ti rispetto come allenatore perché dico: cavoli, hai detto che vogliamo vincere, dobbiamo vincere, il Milan deve vincere e poi accetti una situazione del genere, ti rispetto se dai le dimissioni. Però se il Milan è una squadra da quarto posto, da terzo posto, non posso chiedere all'allenatore di arrivare prima. Se arriva prima, tanto di cappello, grande Fonseca, vuol dire che ha fatto di più di quello che doveva fare, che poteva fare in base alla rosa che ha. Certo, ovviamente, se Milan è da quarto posto e mi perdi come l'anno scorso con la Salernitana o con Sassuolo, è ovvio che mi arrabbio. Cioè, se perdi gli scontri diretti, non spacco su tutto. Ma, se abbiamo una squadra costruita per vincere, tu mi devi vincere, Fonseca. Detto questo, lo sto guardando con curiosità, lo sto apprezzando e spero che vada avanti così perché è un uomo di carattere, non è un pugnettaro, è un uomo di carattere, quindi gli faccio in bocca al lupo e davvero, fino a oggi, per il momento, l'unica cosa positiva che sto vedendo è Fonseca. Poi sarà il campo a dire se è così o se invece è quello che si è sempre visto in questi anni nella sua carriera.